Transerva del 2004. Nel 2004, sfruttando esperienze già precedenti di caseificazione, abbiamo deciso di trasformare l'azienda, di fare un nuovo caseificio e di trasformare tutto il latte prodotto in questa azienda in prodotti caseari. Questa azienda agricola, la nostra è un'azienda agricola a tutti gli effetti, perché noi partiamo dalla coltivazione dei campi per alimentare il bestiame in modo adeguato, per avere un latte che sia adatto alle trasformazioni che noi andiamo a fare. Al momento lavorano 18 dipendenti più alcuni agenti che si occupano della commercializzazione. I nostri prodotti principali, o il prodotto più identificativo della nostra azienda, sicuramente è lo yogurt, ma anche il primo prodotto che abbiamo iniziato a produrre. Noi abbiamo iniziato a produrre lo yogurt in modo artigianale nel 1988, quindi a 32 anni. Dal 2004 abbiamo inserito il latte alimentare. Il latte alimentare è quello che ha preso importanza in termini di fatturato. Il prodotto più importante è proprio il latte alimentare. In seguito poi sono nati diversi formaggi. Il più importante è la Toma La Granda, che recentemente, grazie al progetto Savor Piemonte della Camera di Commercio di Torino, l'abbiamo introdotta anche sul mercato americano. Attualmente abbiamo delle introduzioni sempre con questo progetto della Camera di Commercio in alcuni paesi europei, nella città di Torino e nella provincia di Torino principalmente. Siamo nati con i vecchi negozi. Chiaramente siamo interessati all'evoluzione dei mercati, abbiamo alcuni clienti che fanno e-commerce, anche clienti abbastanza importanti. Ci stiamo guardando attorno, non è detto che in futuro l'azienda stessa decida di approcciarsi a questo tipo di mercato. In azienda sono presenti circa 600 capi, di cui poco meno della metà in lattazione. C'è una parte considerevole di animali di razza Jersey, perché la razza Jersey ha la caratteristica di produrre un latte con un residuo secco molto elevato, cioè c'è meno acqua rispetto agli altri latti. Questo è un po' il segreto del nostro yogurt, perché non abbiamo bisogno di concentrare il latte per avere un residuo secco elevato, perché esiste già in natura. Ecco, la caratteristica di tutti i nostri prodotti è che sostanzialmente nella nostra azienda non c'è molta tecnologia, ma facciamo molta attenzione alla materia prima. Come ho già detto, tutto il latte utilizzato nella trasformazione arriva tutto quanto dalla stalla, dalla nostra stalla, in cui è particolarmente curata l'alimentazione, non solo per il benessere animale, quindi per far sì che gli animali siano alimentati in modo adeguato, ma anche con la finalità di produrre un latte. Noi non facciamo tanto latte, ma il nostro latte ha proprio delle caratteristiche particolarmente adatte alla caseificazione. Per noi è importante la proteina, è importante il residuo secco. Cascina Fontanacervo da parecchi anni è molto interessata e cerca di fare il più possibile per la sostenibilità ambientale. Abbiamo capito negli anni che cambiare alcune culture in favore di altre costa di meno, l'ambiente ci guadagna moltissimo. Ci siamo poi accorti che in tutto il processo produttivo era possibile fare delle azioni per guadagnarne a livello ambientale, quindi il trasporto del latte dalla stalla al caseificio non avviene, c'è una tubazione sottoterra che collega le due aree, quindi non c'è inquinamento in quel senso. Ma abbiamo visto anche che in tutto il processo di packaging, di spedizione dei prodotti, si poteva cercare di fare qualcosa. Magari i nostri prodotti non sono bellissimi a livello di packaging, ma sicuramente hanno meno plastica di tutti gli altri prodotti. Lo yogurt è fatto solo in vetro, perché anche in questo caso riteniamo, il vetro è noto che in parte è riciclabile, ma poi inquina certamente meno della plastica. Stiamo sviluppando ancora questo discorso, perché il bello del mondo è che si rinnova, va avanti, e a mano che andiamo avanti scopriamo sempre nuove strade da percorrere per cercare di migliorare l'ambiente.